La questione la funzione della moneta come riserva di valore implica automaticamente una questione di debito. Nel senso che l'esempio che facevo prima, se io vendo il vino e mi tengo i soldi, mica è perché sono cretino. Se io vendo vino e in cambio non ottengo niente, sulla carta ho perso, ma evidentemente avendo questi soldi sto posticipando il mio diritto al prodotto sociale da quest'anno agli anni futuri. Quindi in qualche modo già la moneta è già in sé una forma di trasferimento di valore nel tempo, quindi è già in sé una forma di debito e di credito. Siccome la cosa ci ritornerà in varie forme, io voglio subito affrontare di petto il ruolo delle banche centrali, cioè chi emette sta moneta. E questa cosa sembra un grosso privilegio, ed è un grosso privilegio, intendiamoci. Quello che io contesto è che dietro questo grosso privilegio ci sia il segreto dello sfruttamento capitalistico. Questo è uno dei vari privilegi che vengono accordati, ma non è quando la legge dice ok tu lo puoi fare che sia una vera trasformazione. La legge non fa che sancire un rapporto già accaduto. Quindi quando la legge dice tu da oggi in poi diventi l'unico istituto di emissione che può battere moneta su questo territorio, sta semplicemente dicendo agli altri non fatelo più. Da oggi in poi tu ti chiami falsario e tu ti chiami banca centrale. Ma se dice questo è proprio perché su quel territorio ci sono vari soggetti che stanno battendo moneta. Il che significa anche che pensare di contrastare la banca centrale dicendo io ti rendo illegale, è come rendere illegale la religione. Se la gente crede in Dio, tu gli puoi chiedere tutte le chiese, le moschee, puoi fare quello che vuoi. La gente continua a credere in Dio. Per cui non è per via legge che tu risolvi le cose. Il problema è forse di capire perché nella nostra società abbiamo bisogno da una parte di credere in Dio e dall'altra di mettere nelle mani di un'oligarchia finanziaria le leve del controllo della moneta. Quindi quello che vorrei subito dimostrare è che una banca centrale che batte moneta lo può fare a diverse condizioni che tutto sommato non cambiano nella sostanza le implicazioni dal punto di vista economico. Allora, immaginiamo innanzitutto una banca centrale di Stato, cosa che è un'ipotesi che per molti di noi può sembrare un fatto assolutamente naturale, e invece è esattamente il contrario della storia e il contrario anche di quello che accade oggi. Pochissime banche centrali oggi sono dello Stato, e quelle che sono dello Stato in genere sono anche soggette ad attacchi molto forti. Una delle banche centrali ancora nelle mani dello Stato era quella della Libia, per esempio. Libia, Cuba, Venezuela e poche altre sono ancora banche centrali statali, anche Siria e Iran, per dirvi i prossimi attacchi, le prossime aggressioni imperialistiche che saranno mosse da qui a qualche tempo, perché fondamentalmente una banca centrale di Stato rompe le palle agli altri Stati. Perché questo? Quando una banca centrale è dello Stato, fondamentalmente può stabilire di stampare moneta, quindi siamo già in una fase in cui non ci interessa se la banca centrale nelle casse, nei suoi forzieri, ha lingotti d'oro. Sapete, insomma, magari questa cosa poi la vediamo o più tardi o la prossima volta preferibilmente, in cui pensavo di fare più anche la storia monetaria, l'evoluzione monetaria. La questione non è tanto se ci sono lingotti d'oro. Oggi sapete che non esiste la convertibilità in oro, per cui in definitiva poter battere moneta apparentemente dà un enorme diritto. E su questo, soprattutto da destra, se pensate ai vari Casa Pound e vari pezzi di destra anche radicale, rivendicano come critica anticapitalistica, e ovviamente il fascismo non sarà mai anticapitalistico perché è un modo di regolazione del capitalismo, però nel loro radicalismo apparente se la prendono con i poteri forti, dicendo vedi il problema è la banca centrale che fa signoraggio. Fare signoraggio significa che tu crei valore dal niente. Originariamente il signoraggio, visto che stiamo anche facendo un percorso storico sulla moneta, non era altro che mi porti tot oro da coniare e io scrivo su quella cosa che pesa un grammo, in realtà ne pesa un po' meno perché un po' di oro me lo sono preso io. E io sono ovviamente
o il re o comunque il signore feudale o quello che può controllare il conio. Quando stiamo in un sistema cartaceo è troppo facile fare il signoraggio e lì ovviamente il superficialotto di destra si incazza. Dice, ma come, tu fai signoraggio, significa che tu ti metti al ciclostile a stampare soldi, non hai niente e con questi soldi poi compri merci. Allora, vediamo che cosa accade se effettivamente uno Stato fa questo. Effettivamente lo può fare. La teoria economica ci dice che quando la quantità di moneta in circolazione aumenta, senza che parallelamente aumentino anche le merci nel nostro sistema economico, queste merci aumentano di prezzo, si inflazionano o se preferite la moneta si perde di valore. In sostanza io ho tre bottiglie di vino e nel nostro sistema economico ci sono 3 euro, questi 3 euro si scambiano con le 3 bottiglie di vino, una bottiglia di vino vale 1 euro. Se io stampo altri 3 euro, la bottiglia di vino si scambierà non più al prezzo di 1 euro ma al prezzo di 2 euro. Quindi di fatto la prima cosa che gli economisti criticano è che questo signoraggio in realtà è puramente nominale, in termini reali devi anche capire se effettivamente c'è o no una creazione di valore. Per chi conosce un po' la teoria marxista e crede che questa teoria sia convincente, certo la creazione di valore non si va a cercare dentro la banconota, si va a cercare nel processo di produzione della merce, non nel processo di produzione della banconota che va a comprare la merce. Quindi da quel punto di vista il problema può apparire banale. Però è chiaro che se noi seguiamo il percorso della banconota, invece che il percorso del lavoratore che entra in fabbrica e produce la merce, apparentemente sembra che girando la leva del ciclostile che stampa banconote, noi stiamo creando valore, o comunque ci stiamo appropriando di valore. Allora, rispetto a questo, notiamo innanzitutto che uno Stato, quando vuole fare una spesa pubblica, se la banca centrale, sto ancora nell'ipotesi in cui la banca centrale sia statale, quindi ipotesi, ripeto, non verosimile, sicuramente non valida in Italia, lo Stato può finanziare la spesa pubblica che intende effettuare e poco importa se vuole fare una scuola, un ospedale o un carro armato, non voglio entrare in giudizi morali, quale che sia la sua scelta, può comunque finanziare questa spesa pubblica o battendo tasse e quindi la finanzia direttamente, con il valore che viene prodotto dai propri cittadini, oppure dice io non voglio chiedere tasse, stampo moneta, o ha ancora stampo moneta e quindi con questa moneta ci pago poi gli operai che costruiscono la scuola, quelli che fanno il carro armato e quelli che fanno l'ospedale. Oppure può ancora fare un'altra cosa, dire no, io non stampo moneta, perché questo, lo stampare moneta poi mi fa salire i prezzi e qualcuno poi si arrabbia, e magari poi vediamo anche chi è che si arrabbia. Invece di stampare moneta, visto che questo crea inflazione e qualcuno ci ha detto che l'inflazione è brutta, possiamo farci prestare questi soldi da qualcuno che già ce li ha, così la quantità di moneta resta la stessa in circolazione, non si ha un effetto inflattivo, l'inflazione fondamentalmente ha effetti redistributivi, non produce né distrugge ricchezza, semplicemente la redistribuisce da un soggetto creditore a un soggetto debitore. Nel momento in cui lo Stato per fare la spesa pubblica si fa prestare questi soldi, fondamentalmente dobbiamo distinguere due ipotesi. Se la banca centrale è pubblica, probabilmente glieli darà a costo zero. Glieli dà e gli dice facci quello che ti pare, però ridammeli dopo. Quindi a tasso di interesse zero, però siccome non vuole che si crei inflazione, vuole che glieli ridia indietro. Quindi la prima ipotesi era che tu stampavi moneta, la iniettavi nel sistema e non cercavi poi di recuperarla, di ritirarla, quindi accettavi un certo grado di inflazione. Se volete era come dire, invece che farti pagare le tasse, ti troverai un piccolo aumento di prezzi, così un piccolo, grande, non lo so, così in ogni caso quello che tu comprerai col tuo reddito sarà alla fine della fiera la stessa cosa, semplicemente invece di bastonarti tu le tasse ti bastono via inflazione. E questo è un modo. Ora sto contemplando l'idea di mi faccio prestare i soldi quindi dalla banca centrale, non voglio creare inflazione quindi glieli ridò, quindi la banca centrale è ancora pubblica ma io non voglio che la quantità di moneta aumenti continuamente. Questo che significa? Che io devo fare la scuola, l'ospedale, la spesa pubblica, il carro armato, poco importa, stampo moneta, la inietto nel sistema, però in realtà è un trasferimento intertemporale,
oggi aumento la quantità di moneta, ma domani, fra un anno, fra due anni, la diminuirò. Quando andrò a ripagare il debito, questa moneta ridiminuisce e fondamentalmente a livello di sistema dei prezzi non ho nessun cambiamento. Ora, tra questi due meccanismi non c'è una differenza di fondo importante, è semplicemente decidere a chi vuoi far pagare la costruzione dell'ospedale, della scuola e del carro armato.